L'obiettivo è dare acqua potabile a tutto l'Abruzzo. Il mezzo è il progetto Bandiera, per il quale la Regione ha ottenuto il beneplacito ministeriale. L'intervento connette i diversi gestori del sistema idrico regionale e ha un costo totale di 55 milioni, 30 utilizzabili da subito. I lavori, che inizieranno nel 2023, si concluderanno entro il 2025. L'ampliamento dell'impianto di potabilizzazione di Montorio Alvomano e la realizzazione di una condotta adduttrice per l'approvvigionamento idrico del sub pescarese potrà soddisfare il fabbisogno idrico potabile di 250.000 abitanti, con una portata di 63.000 metri cubi al giorno. In sostanza, il lavoro dell'attuale impianto passerà da 1.460 a 2.190 litri al secondo. La vergogna di avere intere città che rimangono senza acqua o che devono vedersi razionata l'acqua potabile dentro le case o dentro gli alberghi è una cosa che dobbiamo assolutamente cancellare. Ne abbiamo fatta una priorità nel mandato di governo sul PNRR, quando ci è stato chiesto dal governo di scegliere un obiettivo prioritario, un cosiddetto progetto bandiera. La nostra bandiera è stata l'idrico, abbiamo lavorato con il governo, con i vari ministeri e con la presidenza del Consiglio. Nei giorni scorsi abbiamo firmato questo accordo che porta in Abruzzo un investimento importante, che è la prima parte di un progetto complessivo strategico per potenziare le adduttrici, i potabilizzatori, quindi verrà captata più acqua, verrà distribuita meglio, verranno ridotte le perdite, soprattutto verranno anche interconnessi i diversi acquedotti in modo che non siano tra di loro separati, e quando ci dovesse essere una carenza idrica in una parte del territorio gli altri acquedotti possono compensare e collaborare per risolverla. Sono già in corso interventi contro la dispersione, quelli sono oggetto di altri finanziamenti che abbiamo già intercettato e sui quali una parte di interventi già si stanno facendo. Basta misurare la differenza che c'è stata tra l'annata del 21 e quella del 22, già si sono ottenuti primi risultati importanti, però certo questo intervento rientra in questa logica più complessiva.